Buon pomeriggio, bentornati su questo canale che si occupa di fotografia e con questo video torniamo a parlare di macchine fotografiche meccaniche, manuali, metalliche, quelle che mi piacciono di più. Con questo non intendo dire che le altre siano macchine di serie B oppure inferiori, per carità, sono solo quelle che piacciono, quelle non metalliche, non manuali, non meccaniche, che mi piacciono meno, ma quello che piace a me, conta ben poco. Tratto sia delle une che delle altre nella speranza che possano interessarvi, possano piacere. Tornando a noi, oggi ci occupiamo della Fujika STX1. Ed ecco qua la fotocamera oggetto del video di oggi, la Fujika STX1. Una macchina fotografica prodotta dalla ditta Fujika tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ricalcava in un certo senso quelle della Fujika ST605N. Ma c'è una importante differenza tra le due ed è anche un punto di svolta dal punto di vista della produzione Fujika, perché la ST605N aveva il passo delle ottiche a vite 42x, passo M42, insomma vite, mentre invece questa monta un obiettivo che inaugura il passo ad baionetta X, famoso Fuji X. E quindi un punto di svolta. Questa macchina in particolare diventerà il modello entry level per la sua semplicità, per la sua affidabilità, per la sua robustezza e anche per quanto riguarda le caratteristiche tecniche in un certo senso, perché, come abbiamo già detto, è completamente manuale. Diamo quindi un'occhiata, come facciamo sempre, alla macchina. Come è fatta, e poi andiamo nei particolari, anche se in questo caso sarà una cosa molto semplice e breve, perché la macchina lo è una macchina molto semplice, che non richiede chissà quale studio, quale interpretazione dei suoi pulsanti, delle sue caratteristiche. Ad ogni modo, cominciamo come sempre dall'obiettivo. L'obiettivo è un'ottica 55 mm f2.2 Fusion X, quindi attacco X. Diamanti Fuji, adesso sono tornato Fuji anch'io, non ho più Nikon per il momento, cioè, per quanto riguarda il digitale parlo, e sono tornato a Fuji, ho una Fuji X-Pro 3 al momento, che utilizzo con molte ottiche manuali della serie Canon FD, Nikon F e passo a vite 42 ottiche Takumar, con grande soddisfazione, devo dire la verità. È un po' più impegnativa per quanto riguarda, cioè, la messa a fuoco in manuale, però ne sono soddisfatto. Un giorno, appena ho la possibilità di fotografare il soggetto che dico io, vi farò vedere i risultati. Comunque, questo lo vedremo in seguito. Torniamo alla STX1. Quindi abbiamo detto dell'obiettivo, attacco baionetta X. E come sempre nella parte anteriore abbiamo il pulsante per la profondità di campo, l'autoscatto che viene azionato in questo modo e si clicca qua, parte, con una corsa ragionevole, senza intoppi, bello fluido, ben fatto. Dall'altra parte il pulsante per lo sblocco delle ottiche. E poi davanti nient'altro, ma veramente nient'altro. Vedete quanto è semplice questa macchina. Parte superiore, conta pose con azzeramento una volta che si apre la parte posteriore, avanzamento, pulsante di scatto con piccola ghiera per il blocco. La ghiera dei tempi e quella della sensibilità, che come sempre si aziona alzando
questa parte esterna, mentre invece la ghiera dei tempi basta ruotarla. Una particolarità è che, come sempre, parte da B, non c'è un secondo, il primo tempo utile è mezzo secondo e il tempo massimo è un settecentesimo. Siamo abituati a vedere su queste macchine un millesimo, in questo caso vedete un settecentesimo di secondo, che comunque è un tempo molto veloce, insomma, per il tipo di fotografia amatoriale cui era dedicata questa macchina, penso che sia più che sufficiente, ma lo è anche per l'amatore voluto, perché un settecentesimo è un tempo veloce, insomma. Certo, cos'è che dobbiamo andare a riprendere i razzi Katyusha che partono dalle lanciarazzi, cioè, fa ridere, dai. Nella maggior parte dei casi queste macchine vanno bene per qualsiasi tipo di esigenza fotografica. Dalla parte opposta abbiamo il manettino per il riavvolgimento. Contatto caldo per il flash. Parte posteriore presenta l'alloggiamento delle pile, in questo caso sono due LR44, quindi anche reperibilissime, e sotto abbiamo il pulsantino per lo sblocco una volta terminato il film esposto per poterlo riavvolgere, e l'attacco per il treppiede, e finisce tutto qui. Il mirino, abbastanza luminoso, e adesso vi allego una diapositiva. Sulla parte sinistra vi fa vedere la scala dei tempi e sulla destra ha il classico ago per la sovra-sottoesposizione. Abbastanza preciso e perfettamente funzionante. Come abbiamo detto prima, il dorso si apre agendo sulla mano, come tutte le macchine sulla manovella. Eccolo qua. Ed ecco come si presenta la macchina dentro, con l'otturatore a tendine in tela, scorrimento orizzontale, un quindicesimo di secondo posa B, un settecentesimo. Quanti di voi hanno visto un settecentesimo di secondo? Come va? Ecco, un settecentesimo di secondo. Ed ecco presentata una macchina che a definire semplice è anche troppo, perché più semplice di così proprio non c'è niente. Però ecco perché mi sento di consigliarvi questa macchina. Ma dal mio punto di vista è ottimale per iniziare a fotografare a pellicola, per riscoprire il gusto della fotografia a pellicola. Perché? Perché è piccola, vedete, non è particolarmente ingombrante, è, come dico sempre, fino allo sfinimento, meccanica e manuale, non ha bisogno di niente, funziona se non avete bisogno di ricorrere all'esposimetro, anche senza le due LR44 che servono soltanto per l'esposizione, altrimenti scatta su tutti i tempi senza problemi. Quindi non è ingombrante, è piccola, è ben fatta, è considerevolmente pesante in relazione alle sue proporzioni, quindi sentite di tenere in mano qualcosa che esiste, no? Tante volte si prende in mano delle macchine fotografiche che guarda, adesso mi viene in mente, lo dico, mi viene in mente, tempo fa mi è stata offerta una Bessa L che era anche allettante dal punto di vista del prezzo. Non sapete perché non l'ho presa, però l'ho presa in mano e avevo la sensazione che già che fosse così, e ho avuto la conferma. Un pezzo di plastica, cioè, no, non l'ho voluto. Anche se avevo un bel obiettivo che potevo poi usare sulle Canon P, perché è un obiettivo a vite 39, no, ho detto no, non la prendo. Questa invece è una macchina bella, bella. E per darvi un'idea delle sue proporzioni, la metto a confronto con la famosissima macchina miniaturizzata da Maitani, la Olympus OM1. Vedete? È leggermente più alta. Leggermente più alta. Però, direi che ci siamo. Quindi è piccolina.
certo, è successiva la M1, però è una macchina piccola, ridotta, che si tiene in mano bene, non pesa particolarmente e offre tutte le caratteristiche di una macchina fotografica vera. Se la trovate, prendetela, compratela. Il video è molto breve perché c'è poco da dire. Non ho foto da mostrarvi perché non le ho potute scattare. Fujika STX1. Sperando che possa essere stato utile a qualcuno il video di oggi, che possa aver preso spunto per cercarla, per accaparrarsela per poterci fotografare. Io vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione, come sempre, vi ringrazio per le iscrizioni, perché siamo arrivati, pensate, dico sempre, fa ridere perché sono 900 iscrizioni, vedo altri youtuber che ne hanno migliaia, io sono contento per loro, per me è già un bel risultato, però se avete voglia di iscrivervi, che considerate il canale interessante, ecco, fatelo, mi fate un favore, perché il canale cresce, acquisisce popolarità e sinceramente è una bella soddisfazione. Vi ringrazio per i commenti che lasciate sempre, perché poi integrano tutte le cose che io magari non so neanche, oppure che non sono riuscito a dire. Lo potete fare voi tranquillamente al posto mio e io vi ringrazio per questo e vi aspetto al prossimo video, che spero di riuscire a fare a breve. Grazie a tutti, arrivederci.